Benvenuti a questo appuntamento importante di Asca News con il mondo della filiera agroalimentare, con un protagonista d'eccellenza come prodotto della filiera agroalimentare e anche come produzione, che è la pasta. La pasta è un elemento diciamo, indispensabile oramai per quanto riguarda la nostra attività giornaliera, anche in questa fase, diciamo, di quarantena e post-quarantena è diventato un elemento anche di utilizzo quotidiano, di sperimentazione, eccetera, ma è, diciamo, l'alimento principe italiano ed è re dell'export. Un prodotto che cerca eccellenza e trova eccellenza soprattutto nell'attività che viene fatta sui territori. Con De Matteis Agroalimentare abbiamo l'amministratore delegato Marco De Matteis. Andiamo a approfondire quelli che sono i risultati di un anno importante. Il 2019 è stato un anno impegnativo per noi, ma anche ricco di grandi soddisfazioni. L'azienda è riuscita a compiere un salto dimensionale importante. Abbiamo raggiunto ricavi per oltre 155 milioni di euro e soprattutto siamo riusciti nell'intento di superare la soglia dell'80% di export, una soglia molto importante. È un risultato reso possibile anche grazie a un progetto partito alcuni anni fa che ci ha visto avviare una prima filiale commerciale negli Stati Uniti. Stati Uniti che sono diventati il nostro primo mercato di destinazione. Un salto importante, più 30% rispetto all'anno precedente, frutto anche di una importante programma di investimenti che ha visto l'ampliamento della nostra capacità produttiva dello stabilimento di Flumeri. È un anno importante anche perché siamo partiti con un piano di sviluppo del marchio Armando, che è il nostro fiore all'occhiello. L'ha citato lei, l'avevo già citato io all'inizio, la filiera Armando, una filiera unica creata 10 anni fa dal presidente di De Matteis Agroalimentare, Armando Enzo De Matteis, che è anche cavaliere del lavoro, è un riconoscimento importante che arriva soprattutto in terre dove lavorare è una cosa, ancora un valore, no? Inteso come un rapporto stretto a livello familiare, a livello di territorio, a livello di comunità. Ecco, Filiera Armando non è solamente un'espressione, diciamo, industriale e di brand, ma è in realtà un vero e proprio modello. È un modello che coltiva questo rapporto, l'abbiamo nominato più volte, con il territorio e soprattutto con la sostenibilità. Mi può declinare quelle che sono le parole chiave vincenti di Filiera Armando? Sicuramente la prima parola chiave per identificare la nostra filiera è quella di comunità, ovvero di un insieme di parti che si alleano in sostanza con un patto per raggiungere degli obiettivi che sono sostanzialmente comuni. Nello specifico, la nostra ambizione è stata sempre quella di realizzare in Italia il miglior grano duro al mondo, consapevoli di questa assoluta mancanza del settore italiano che è campione nella produzione di pasta, ma non è mai stato campione nella produzione di un grano di assoluta qualità. Ecco, allora, avendo visto come si è sviluppata e qual è il peso, qual è l'importanza di una filiera unica come quella, come la filiera Armando di De Matteis Agroalimentare sul proprio territorio, che è diventata un modello di sostenibilità proprio legata a quella comunità, oltre ovviamente a far parte di un gruppo top riguardo alla produzione della pasta secca, con Denis Pantini, che è responsabile agroalimentare di Nomisma. Vorrei approfondire proprio questo concetto, cioè quanto è importante, che ruolo svolge l'agroalimentare per la sostenibilità socio-economica di un territorio, soprattutto alla luce in questo momento di una situazione che ci vede in una ipotetica ripresa, fase di ripresa, speriamo più accelerata possibile, dopo un evento traumatico come è stato, diciamo, la quarantena e il percorso Covid che abbiamo vissuto fino a questo momento. Sì, va detto che la filiera agroalimentare in Italia ha un peso socio-economico molto importante perché incide per oltre il 10% sul PIL nazionale.
ma andando a vedere come è declinato questo, questo peso sui diversi territori, troviamo delle incidenze ancora molto più rilevanti. Faccio un esempio: se confrontiamo l'incidenza del valore aggiunto dell'alimentare sul totale manifatturiero e sull'occupazione che questo settore produce per le diverse economie locali, nel sud Italia e in alcune aree svantaggiate, come ad esempio i territori montani, questa incidenza raddoppia o addirittura triplica. È il caso ad esempio della Calabria, della Sicilia, ma anche della Campania, dove fondamentalmente il peso che l'agroalimentare riveste per le economie locali, ripeto, è doppio rispetto alla media nazionale, sempre misurato sul totale manifatturiero. Quindi questo ci dà un po' l'idea di come la filiera agroalimentare sia di estrema importanza socio-economica per le economie un po' dei nostri territori.